Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun rimpianto. È iniziato settembre, ci sono parecchie novità all'orizzonte e proprio per questo direi di fermarci e guardare indietro con un video ricchissimo dove ripercorreremo quelle che sono state le più grandi mancanze di Nintendo Switch. Siamo infatti arrivati alla fine del ciclo vitale di questa console che è praticamente immortale e a questo punto, analizzando i suoi difetti da un punto di vista software ma anche hardware, possiamo farci un'idea di quali saranno gli sbagli da evitare con la prossima piattaforma. Riuscirà Nintendo a imparare dai propri errori? Lo scopriremo solo nerdando. Intanto ringrazio lo sponsor di oggi, Otoji Retro Games, che è il sito perfetto per gli appassionati di retro gaming, ma dopo ne parliamo per bene. Intanto supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Iniziamo subito col botto, quella che per me è stata una delle più grandi occasioni mancate, ovvero quella di non aver sfruttato appieno il potenziale di Super Mario Odyssey. Non so se vi rendete conto, ma sono passati ormai 7 anni dall'ultimo Super Mario in 3 dimensioni, uno dei gap temporali più lunghi in assoluto tra due titoli della serie. È ovvio che, per come sono andate le cose, il nuovo Mario in 3D è stato dirottato su Switch 2 e molto probabilmente sarà un titolo di lancio della prossima console, o comunque un gioco che entrerà a far parte della sua lineup entro il primo anno di commercializzazione. Proprio per questo, nel mezzo, ci sarebbe stato benissimo uno stoppino. Ad esempio, io mi sarei aspettato un DLC per Odyssey esattamente come accaduto con il Season Pass di Breath of the Wild. In fondo, la natura open del titolo avrebbe reso estremamente semplice aggiungere dei nuovi mondi come appendici senza farsi troppe domande sulla continuità con i regni esistenti. Piuttosto che creare un seguito a tutti gli effetti, un po' come accaduto con Galaxy 2, si sarebbe potuto utilizzare il contenitore del DLC come luogo dove inserire tutte le idee scartate in fase di sviluppo. Invece abbiamo avuto soltanto l'aggiornamento gratuito di Luigi, che aggiungeva ben poco a livello contenutistico. C'è chi pensa che Bowser's Fury sia in realtà il DLC di Odyssey, riconvertito a titolo standalone per vendere la remaster di 3D World, ma credo che quel gioco si sarebbe venduto allo stesso modo anche senza un bonus così corposo. Quindi è proprio un peccato che Odyssey sia stato abbandonato così in fretta, soprattutto in un panorama dove Nintendo ha dimostrato di essere in grado di offrire dei contenuti post-lancio abbastanza convincenti. Per lo stesso discorso, rimanendo così sempre in tema Mario, ma perché non è stato tirato fuori Galaxy 2? Potevano inventarsi un modo per far pagare un aggiornamento della 3D All Stars, oppure riproporlo come remaster standalone. Pure a prezzo pieno ci saremmo lamentati, ma poi lo avremmo comprato lo stesso. Non venitemi a dire che il problema sono i controlli di Yoshi, perché, dai, con un po' di buona volontà e inventiva si riesce a convertire di tutto. Purtroppo, così come stanno le cose, l'assenza di Galaxy 2 è solo l'ennesima conferma che la 3D All Stars è stata contemporaneamente una delle uscite più importanti di tutto il ciclo vitale di Switch, ma anche quella gestita in modo peggiore. Per quanto riguarda gli studi esterni, invece il supporto delle terze parti è stato massiccio rispetto alle precedenti generazioni di console. L'assenza di titoli multipiattaforma all'interno dei suoi ecosistemi è sempre stato un grande problema per Nintendo, un fattore che l'accompagna ormai da diverse generazioni di console. E rispetto alla desolazione totale in cui era stata abbandonata Wii U, con Switch sono stati fatti dei passi da gigante, però tutto è migliorabile. I publisher più volenterosi hanno dimostrato come, investendo tempo e denaro, sia possibile tirare fuori delle vere e proprie conversioni miracolose anche su console ibrida, però non tutti si sono comportati in modo così virtuoso. Prendiamo due esempi distinti. A EA ci sono voluti quanto? Circa 5-6 anni per tirare fuori una versione di FIFA, anzi, ormai Sports FC, che non fosse una vergognosa Legacy Edition, ovvero la versione dell'anno precedente con le rose aggiornate che a sua volta era uguale alla versione dell'anno precedente ancora ma con le rose aggiornate e via dicendo. Dopo l'insuccesso di Wii U, molti tra i grandi publisher hanno guardato Switch dapprima con diffidenza, poi con superficialità e infine hanno cercato di saltare sul carro dei vincitori, però con dei risultati altalenanti. Secondo esempio è quello di Square, che sebbene abbia garantito un buon supporto alla console Nintendo, se ne è uscita con delle operazioni che definirei quantomeno discutibili. Avete presente, no? Tipo la scelta di portare tutta la saga di Kingdom Hearts su Switch, ma solo in cloud. Posso capire il ricorrere a un'eventualità del genere per Kingdom Hearts 3, ma non averci manco provato a sviluppare ad hoc delle versioni di giochi PlayStation 2 fa abbastanza cascare le braccia. Ma non voglio demonizzare a prescindere l'idea del cloud, perché come concetto aveva un grande potenziale e prima dell'arrivo di PC portatili come Steam Deck, ROG Ally e compagnia bella, l'idea di potersi giocare dei titoli tecnicamente impressionanti su console datate tramite l'utilizzo della connessione era molto interessante.
Però sarà una tecnologia acerba, sarà che le infrastrutture online di Switch fanno abbastanza pena, dirla tutta, non so come funzionano tecnicamente queste cose, però non c'è stato un singolo titolo in cloud su Switch di cui ho sentito parlare bene, e questo è proprio un peccato. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito, per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. In generale si nota in questa generazione un'apertura da parte di Nintendo verso il gioco online, ma la componente multiplayer non in locale rimane l'aspetto più anacronistico della console ibrida. Ci sono ancora troppe limitazioni al gioco online e troppe feature mancanti rispetto alla concorrenza. La sensazione generale è quella che se si vuole giocare in multiplayer online a un qualsiasi multipiattaforma, Switch sia la scelta meno consigliabile in assoluto. Anche qui si tratta di un vero peccato, perché con una base installata di oltre 150 milioni di unità si potrebbero creare dei flussi giganteschi di giocatori online, ma purtroppo non resta che sperare che la situazione migliori con la next gen. Questa apertura a metà di cui vi parlavo, secondo me, si riscontra perfettamente, anche se per motivi diversi, sui giochi sportivi pubblicati da Nintendo. Non mi riferisco in questo caso al lato tecnico, al lag, a come sono strutturate le esperienze online e via dicendo, ma più che altro proprio all'incapacità di gestire a livello contenutistico dei titoli improntati alle sfide multiplayer. L'epoca degli sportivi arcade è terminata e al giocatore di oggi non basta solo l'intuizione di un gameplay frenetico e adrenalinico. Serve qualcosa di più, un qualcosa che spinga a tornare online, anche perché il multiplayer locale ormai giocano in pochissimi. E titoli come Mario Golf, Mario Strikers e anche Switch Sports dimostrano come, magari Nintendo il gameplay difficilmente lo sbaglia, ma la grande N non ha ancora capito come e quando costruire tutto quello che c'è attorno. Il ritorno di Strikers rimane una delle delusioni più cocenti di sempre, un titolo in cui credevo veramente, ma che è stato abbandonato praticamente il giorno stesso dell'uscita. E per rendere queste esperienze complete, non basta aggiungere qualche personaggio gratuito o addirittura pezzi di gioco come accade con Switch Sports, c'è da ripensare proprio la struttura alla base. Il successo a lungo termine di Splatoon fa ben sperare in un'evoluzione del gioco online su Switch 2, ma per ora Splatoon rimane più un'eccezione che altro. Speriamo bene. La libreria Switch con gli anni è diventata completa e grazie all'aggiunta e crescita dell'NSO, la console ibrida si è trasformata in un portale d'accesso non solo alla Nintendo di oggi, ma anche a un grandissimo pezzo di storia del videogioco. Su Switch si possono giocare i titoli più recenti di serie di successo, mentre si scoprono o si riscoprono le origini di queste icone avvenute magari decenni fa. Sebbene non abbia alcun tipo di retrocompatibilità, quella di Switch rimane una delle line-up più complete mai proposte dalla grande N, peccato solo per qualche assenza che si fa sentire. Mi riferisco in particolare agli unici due Zelda in 3D non giocabili su Switch, ovvero Wind Waker e Twilight Princess, e anche ai due Metroid Prime che mancano all'appello. Certo, non siamo arrivati ancora alla fine di Switch, quindi magari in previsione dell'uscita di Prime 4, Nintendo troverà il modo di proporre Echoes e Corruption, mentre però per gli Zelda in 3D direi che ormai l'occasione è sfumata. Ed è un vero peccato perché le opportunità celebrative per riproporre questi titoli ci sono state, ma non sono state sfruttate a fondo. Poi ovviamente di titoli che mancano all'appello ce ne sono tantissimi e vi aspetto nei commenti per sapere quale secondo voi è una mancanza imperdonabile su Switch. Aggiungo giusto un nome prima di passare al punto finale. Xenoblade Chronicles X. Dai, questo lo dovevano portare su Switch. C'è infatti tutta la serie, anche il primo capitolo che già era stato rifatto per 3DS. Stranamente manca all'appello il titolo Wii U, che però sta diventando sempre più difficile da recuperare e che aveva poi parecchie limitazioni imposte dall'hardware, come ad esempio i texture pack da scaricare che a questo punto non credo siano ancora disponibili dopo la chiusura dell'eShop, ma qui dovrei ricontrollare.
Insomma, giustizia per Xeno X, ingiustamente Wii Uato. E chiudiamo parlando della console in sé. Il concept di Switch è geniale e la realizzazione direi che è ottima se non fosse per un gigantesco problema. I Joy-Con sono forse il peggior controller mai tirato fuori da Nintendo, fattore che viene bilanciato dall'esistenza del Pro Controller, che invece è uno dei migliori controller di sempre, però ciò non toglie il fatto che i Joy-Con sono pessimi. L'idea geniale di staccarli dal corpo macchina e ritrovarsi così a disposizione un sistema pronto per il multiplayer locale purtroppo ha fatto sì che venissero sacrificati tanti aspetti pratici fondamentali nella realizzazione di un buon controller. Il D-pad non è un D-pad, il Joy-Con singolo è inutilizzabile se si hanno le mani leggermente più grandi della media e poi tendono a rompersi molto facilmente e in più sono difettosi dalla nascita. Il Joy-Con Drift rimane un errore clamoroso che non ti aspetteresti dall'azienda che ha fatto del Seal of Quality la forza del suo brand, una garanzia e una rassicurazione per chiunque avesse intenzione di comprare un prodotto Nintendo. A proposito, se siete interessati all'approfondire la storia di questo marchio, vi rimando a un video che ho fatto tempo fa e di cui sono molto orgoglioso. In ogni caso, presupponendo che Switch 2 sia retrocompatibile, spero sul serio che riesca in un modo o nell'altro a creare una versione 2.0 dei Joy-Con che ne elimini i difetti più gravi e che magari risulti anche più ergonomica. Sto forse sognando ad occhi aperti? Me lo dovete dire voi nei commenti. Vi aspetto per sapere quali sono secondo voi i veri difetti di Switch e cosa sperate venga eliminato o migliorato nella prossima generazione di console Nintendo. Io comunque vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, ringrazio anche Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo a sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il poro errore Michele Gravissimo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Nerdate duro, ro, 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 ro.